Manabi, ma quindi come si sta davanti alla camera e come mi dovrei inquadrare dal basso, dall'alto, a destra, a sinistra? E soprattutto se faccio fatica a parlare, a ricordarmi le cose, balbetto un po' o non mi sento proprio così sciolto? Vieni con me perché in questo video ti do alcuni trucchi e consigli che ti possono aiutare a performare molto bene davanti alla camera, come se fossi quasi un attore professionista. Se sei un imprenditore e vuoi sfruttare i social per trovare nuovi clienti e guadagnarti un'importante fetta di mercato, allora sei nel posto giusto. Io sono Manabi, capo del Dipartimento Video Branding del Big Luca Group. Insieme al mio team aiutiamo le aziende a creare contenuti in grado di rintracciare il tuo pubblico ideale e convertirlo in clienti e fatturato. Come facciamo? Il nostro approccio è semplice, si chiama Social Domination. L'obiettivo? Trasformare il tuo pubblico in clienti e aumentare la tua reputazione online riempiendo i social di tuoi contenuti di qualità strutturati per vendere e intrattenere. Penserai che sia impossibile, che ci vogliano mesi per realizzare un lavoro del genere. A noi, 8 giorni. In 8 giorni ti realizziamo tutti i contenuti che ti servono per dominare il tuo mercato per un anno intero. Se vuoi saperne di più, allora clicca adesso sul link in descrizione, compila il modulo e scopri come possiamo aiutarti. Ma adesso torniamo al video. Stare davanti alla camera è una delle cose che mette tantissime persone in stress. Alcuni dicono che è equivalente a una delle più grandi paure dell'uomo, ovvero quello di esporsi in pubblico, ovvero quello di stare davanti a delle persone, dover tenere una conversazione, dover tenere una presentazione, dover parlare in pubblico. Bene, c'è chi dice che invece stare davanti alla camera faccia ancora più paura, perché in qualche modo ho quel pensiero, quel retropensiero che una volta che ho registrato, quella registrazione rimarrà scolpita nei secoli. Quindi nei secoli dell'internet ci sarà la mia registrazione o quel video in cui io mi sentivo imbarazzo, sentivo di non essere così bravo a parlare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non solo, c'è anche il ok, sì, ho capito, dovrei registrare dei video, dovrei mettermi davanti, sono riuscito a comprendere come parlare, ma non riesco mai a capire come cavolo dovrei tenere la mia inquadratura, come cavolo dovrei tenere il mio telefono, come cavolo dovrei posizionare la mia camera. Tranquillo. Andiamo per gradi e andiamo per passi. Innanzitutto partiamo da quelle che sono le cose più semplici, che sono le cose tecniche, ovvero partiamo nel cercare di comprendere come realizzare un'inquadratura come si deve. Nel video di qualche settimana fa ho già parlato di quelle che sono le profondità, di come realizzare un set, di come posizionarsi in una determinata maniera, di come rendere l'inquadratura più interessante, di come coinvolgere il pubblico. Adesso andiamo specificatamente a vedere come proprio dovrei posizionarmi all'interno dell'inquadratura e partiamo con quello che è un concetto basilare in quello del mondo video ma anche della fotografia, che è sostanzialmente la regola dei terzi. Avrai notato questa cosa è disponibile anche sul tuo telefono, hai la possibilità di attivare questa tipologia di griglia, quindi questa griglia in trasparenza, ok, ci permette di lavorare su quella che è la regola dei terzi. Questa regola che cosa ci dice? Ci dice che sostanzialmente i punti principali di attenzione del nostro occhio vanno prevalentemente su quelle che sono le intersezioni di queste linee. Per cui dobbiamo prendere di riferimento innanzitutto questo per iniziare a comporre un'inquadratura. Quali sono le cose principali che possiamo iniziare a dire? Innanzitutto, nel momento in cui componiamo un'inquadratura, a seconda di quello che è il messaggio che noi vogliamo trasmettere, dobbiamo fare attenzione a una cosa principale che viene definita l'aria sopra la testa. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un'inquadratura di questo tipo e noi ci andiamo a posizionare con la nostra testolina qui, che potenzialmente adesso vedremo che posizionarci al centro sull'asse orizzontale non è errato, ma avremmo tutta quest'aria qui sopra la testa che ci riporta un'inquadratura che non ha senso. Un'inquadratura che è scorretta, che ci riporta un'immagine che non riusciamo a comprendere per quale motivo è realizzata in quella maniera. Per cui che cosa dovremmo fare? Un'inquadratura che possiamo definire corretta a quel punto prevede magari di andare a mettere la testa più o meno in questa zona qui, con solo quest'aria
sopra la testa, per cui poca area sopra la testa. Non solo, se andiamo a fare un primissimo piano, quindi un'inquadratura molto molto stretta, possiamo anche andare a tagliare un po' quella che è la nostra fronte, ma dobbiamo fare attenzione a non tagliare il mento. A meno che non sia un'inquadratura di dettaglio o di particolare, magari sugli occhi o sulla bocca, ma lì entriamo in campo cinematografico, di storytelling, eccetera, eccetera. Mentre nel momento in cui devi parlare, devi raccontare o devi impostare la tua inquadratura, magari per una videocall, difficilmente andrai oltre a quello che è il primissimo piano. Detto questo, il concetto è che a seconda di dove ci posizioniamo all'interno dell'inquadratura, stiamo raccontando al nostro pubblico delle cose differenti. Ora possiamo dire di base che un'inquadratura centrale e un'inquadratura simmetrica è una tipologia di inquadratura che possiamo definire più istituzionale. Pensa al discorso del presidente a Capodanno. È esattamente inquadrato in maniera simmetrica al centro. Questo perché? Perché sto emanando oppure ancora sto insegnando, come nel mio caso in questo momento. Per cui sto trasmettendo delle informazioni, sto trasmettendo delle nozioni, l'inquadratura centrale in questo caso è corretta. Se voglio rendere l'inquadratura più interessante, ecco che devo andare a decentrare la mia inquadratura. Per cui devo andarmi a posizionare o su questo asse o su questo asse. E facendo attenzione al fatto che nel momento in cui mi posiziono su questo asse, il mio sguardo dovrà andare in questo senso, ovvero nel senso dello spazio più vuoto della mia inquadratura, per cui dovrò stare leggermente inclinato. Se invece mi vado a posizionare su questo asse, al contrario, il mio sguardo dovrà essere più o meno dal lato opposto, ok? Questo è molto molto utile, per esempio, per quanto riguarda le interviste, nel momento in cui c'è l'intervistato che sta guardando fuori camera, oppure è molto utile anche nel caso in cui io volessi lavorare con la lavagna, come faccio nel mio setup, nel mio studio, in cui tenendo la lavagna in primo piano su un lato, io sto in maniera decentrata realizzando un'inquadratura che è più interessante anche da questo punto di vista. Questi sono i principi base per quanto riguarda un'inquadratura, da preferire in qualche modo, se possiamo, andare a centrare proprio quelli che sono le intersezioni superiori nel momento in cui stiamo inquadrando un soggetto che parla. Poi ci sarebbero tutta una questione legata a tutte quelle che sono le intersezioni inferiori, che possono essere legate a quello che è un background, a quello che è uno sfondo, a quello che è un panorama, eccetera, eccetera, ma non è il focus del nostro video. Altra cosa fondamentale, un'inquadratura dal basso ci dice e ci dà un determinato messaggio inconscio, un'inquadratura dall'alto ce ne dà un altro. Quindi che cosa vuol dire? Che nella maggior parte dei casi, nel momento in cui faccio una video call con il computer portatile e la webcam integrata, avrò un'inquadratura dal basso verso l'alto, ovvero il messaggio inconscio che do è che io sto dominando il mio interlocutore, perché normalmente è il punto di vista dei bambini. Per cui in qualche modo sto dominando. È realmente il messaggio che voglio dare al mio interlocutore? Se non lo è bene mettere dei supporti sotto al mio computer e alzare l'inquadratura, in maniera tale da poter rientrare in un'inquadratura corretta. Al contrario, se io do un'inquadratura dall'alto verso il basso, sto dando un effetto di mi faccio, tra virgolette, dominare. È il messaggio che voglio dare? Quello che abbiamo visto sono gli elementi principali per quando effettivamente noi dobbiamo fare dei video, come in questo caso, in cui parliamo con il nostro pubblico, parliamo con un nostro interlocutore. Ci dobbiamo basare principalmente su questi elementi. Ma quindi, Manabi, davanti alla camera, come si sta? Ho capito dove mi devo posizionare, ma come dovrei parlare? Se noti, in questo momento, io ho cambiato anche registro di comunicazione. Sono passato da una comunicazione in cui effettivamente ti stavo raccontando delle cose, ti stavo spiegando determinate cose, a una modalità più lenta, un po' più intima, con più pause, e questo nella comunicazione aiuta. Uno degli errori principali che le persone fanno davanti alla camera è cercare di occupare ogni singolo spazio vuoto. Come se ci fosse l'ansia del fatto che se non sto parlando, se non sto dicendo qualcosa, non sto comunicando. Invece è proprio il contrario.
Prova a pensare se sei mai stato, per esempio, a teatro, a vedere uno spettacolo, ma anche uno spettacolo di cabaret. I tempi, le pause, il giocare con il nostro tono di voce passando improvvisamente da un tono molto più alto a un tono molto più basso, aiuta a tenere il nostro spettatore più coinvolto, creando una curva di attenzione che è up and down. E non è invece una roba piatta. Perché se io mi metto a parlare davanti alla camera e lo faccio esattamente con questo tono di voce, continuando a leggere tutto quello che mi trovo davanti, senza mai fare una pausa e senza mai modulare la voce, capisci che diventa lunga, diventa noiosa. Ora, nel momento in cui sto davanti alla camera, gli elementi fondamentali, diciamo, che possono essere raggruppati in due macro categorie. Uno è mi creo una scaletta per punti che potenzialmente posso tenere sotto all'obiettivo della mia camera, che mi permettono di ricordarmi quello che è il filo del discorso. Ok? Vantaggio? Risulterò molto più naturale, perché non avrò delle parole da recitare a memoria, non avrò delle parole da recitare in una corretta sequenza e potrò rappresentare la versione migliore di me nel momento in cui parlo e argomento per come farei nella vita di tutti i giorni. Svantaggio è che potrei perdermi dei pezzi o potrei dire delle cose non nella maniera in cui le avrei volute effettivamente dire. È vero, poi possiamo tagliare, è vero, poi possiamo rifare la scena, eccetera, eccetera, ma diventa stancante. Modalità numero 2, utilizzo un teleprompter. Un teleprompter è un gobbo, ovvero io qui sopra posso montare un tablet, un iPad, con un'app specifica come Prompt Plus, o ce ne sono tantissime di app per teleprompter, in cui io scrivo tutto quello che è il mio scritto, parola per parola, quello che voglio raccontare nel mio video, lo appoggio qui, la camera viene montata qui dietro, questo è un vetro a specchio, per cui la camera mi inquadra, il testo mi passa qui davanti e risulterà sempre che io sto guardando perfettamente in camera. Di teleprompter ce ne sono di tantissime dimensioni, questa è una dimensione abbastanza standard per poter lavorare con un iPad, un tablet, e mi permette anche di stare a una buona distanza. Questa è una versione più compatta che mi permette di lavorare con uno smartphone. In realtà potrei lavorare anche con un tablet direttamente con questa. Questo nello specifico ha anche il supporto per poter registrare direttamente col telefono e non con una camera. Oppure questa si monta direttamente sull'obiettivo della camera. E questo, per esempio, ci permette di fare delle riprese in movimento in cui stiamo più vicini al soggetto e ci dà l'opportunità di leggere. Ora, vantaggi del teleprompter? So esattamente quello che devo dire. Svantaggi del teleprompter? Se non mi alleno, si capisce tale quale che sto leggendo e posso risultare robotico. Perché nel momento in cui vado a leggere un testo, io non parlerò nella modalità in cui parlo normalmente a braccio, ma risulterò un po' più rigido. Se parti da zero e vuoi creare un business profittevole, oppure sei già un'attività e vuoi incrementare i tuoi profitti, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nemmeno un video. Invece, per sapere subito come possiamo aiutarti, clicca sul link in descrizione e compila il modulo. Per cui, suggerimenti. 1. Modalità telefono. Inizia a fare questo esercizio per almeno una o due settimane. Ovvero mi chiudo in una stanza dove non mi può sentire nessuno, me ne vado in mezzo a un campo dove voglio, metto il telefono in modalità registrazione, guardo in camera e racconto qualcosa che mi piace, legato alle mie passioni. Non vi suggerisco di partire col lavoro, perché col lavoro aggiungiamo un ulteriore livello di complessità. Abbiamo dei figli, parliamo del nostro rapporto con i nostri figli, parliamo di qualcosa che hanno fatto loro a scuola, parliamo di qualcosa che li ha colpiti. Siamo appassionati di pesca, parliamo delle esche, degli ami, delle canne da pesca. Ci registriamo per una decina di minuti e ci riguardiamo. Ok? E facciamo questo esercizio giorno dopo giorno, cercando di giocare con la nostra voce, cercando di raccontare e coinvolgere. Questo è l'esercizio più semplice. Non ci basta? Step successivo, procuriamoci un libro di fiabe per bambini, quelli dove ci sono gli orsacchiotti, quelli dove ci sono le storielle, che ci permettono anche di fare le vocine. E né più né meno, telefono in modalità di registrazione, 10 minuti al giorno, leggiamo una favola interpretandola esattamente come faremmo con un bimbo e di conseguenza ci riguardiamo. Fai questo esercizio per una o due settimane, vedrai che la tua modalità di stare davanti alla camera cambia da così
a così. Non solo, questa tipologia di esercizio ti permette anche di allenarti alla lettura nel momento in cui vorrai utilizzare un teleprompter. E se proprio senti che fai veramente fatica, allora non fai altro che compilare il form nel link in descrizione e farti aiutare direttamente da noi. Nel momento in cui operiamo con i nostri clienti e lavoriamo sulle VSL, lavoriamo sulla social domination, lavoriamo sui video corporate, eccetera, eccetera, ci sarò personalmente io a seguirti, a stare di fianco a te e a farti performare anche se non sei nemmeno in grado di leggere la punteggiatura all'interno di un testo. Non ti preoccupare, siamo in grado di far performare chiunque davanti alla camera. Ma se hai altre difficoltà o vuoi comprendere meglio come riuscire a stare davanti alla camera o quali sono le cose che più ti stanno impedendo di realizzare i tuoi video, scrivi qui sotto nei commenti, sarà per me un piacere risponderti. E noi ci rivediamo la settimana prossima.